Radio Mi Piaci. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Questo è lo speaker senza voce del San Nicola. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Buon lunedì 7 maggio, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, fondamentale vittoria del Bari che supera per 3-1 il Perugia e conquista matematicamente il playoff. Puntata odierna dedicata ai commenti della partita, ma ascolteremo anche le voci dei protagonisti del match, da non perdere poi l'intervento dell'opinionista del lunedì. Allora partiamo subito, ma prima di iniziare vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, buon inizio settimana a tutti i tifosi del Bari. Tifosi del Bari che possono da subito intervenire, in verità lo stanno già facendo sulla nostra pagina Facebook da qualche minuto. Linee aperte per i tifosi del Bari, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda la partita di sabato. Quello che vi chiediamo è: quale il migliore in campo del Bari nella gara contro il Perugia? È già attivo sulla nostra pagina Facebook, Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piace, un post per commentare la trasmissione con noi. Ma prima di addentrarci in analisi tecniche, vediamo subito se qualcuno tra voi nella puntata di venerdì ha indovinato il risultato esatto di questo Bari-Perugia. Beh, dopo settimane di risultati, di pochi risultati indovinati, finalmente c'è un radioascoltatore che ha azzeccato questo 3-1, vale a dire Alessandro, quindi complimenti a Alessandro. Ma bisogna capire, perché ci sono diversi gli Alessandro che ci contattano, bisogna vedere chi tra questi ha indovinato. E allora veniamo alla partita. Bari che quindi supera il Perugia, ma prima della nostra disamina tecnica c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Lo Capirai. Buongiorno Nicola, Antonio Carella, buongiorno a tutti. Antonio, buongiorno. Ciao. Vai. Allora, per me il migliore in campo senza dubbio Antonio Floro Flores, perché ha preso in mano proprio la squadra, la partita, e con lui in avanti l'attacco è girato come si deve, un giocatore di altra categoria. Grazie, ciao Nicola. Ciao, sì, concordo. Vabbè, Antonio Floro Flores, sono diverse giornate che sta mostrando di avere qualità importanti, purtroppo non hai 90 minuti nelle gambe. Allora, dicevamo, Bari che quindi supera il Perugia al termine di una partita strana, nella quale i biancorossi hanno sofferto per lunghi tratti della gara, dilagando poi nel finale. Così come ho predicato equilibrio dopo partite, soprattutto risultati negativi, dove però si erano viste cose buone, ma per quasi tutti erano solo catastrofi, allo stesso modo oggi dico di non esaltarci più di tanto, perché bisogna essere obiettivi. Il Bari ha sofferto tanto contro la squadra di Breda e ci è voluto il miglior Mikai nei primi 30 minuti del primo tempo per evitare almeno un paio di gol. Perugia
che ha sfiorato almeno 3-4 occasioni il gol con azioni molto molto pericolose. La squadra di Grosso ha sbandato paurosamente e non riuscivamo a fare neanche tre passaggi di fila. Ho visto un Bari lungo e sfilacciato, con Iocolano e Busellato in grandissima difficoltà contro il centrocampo umbro. Poi il gol di Gyomber ha dato coraggio ad un Bari probabilmente troppo teso, ma c'è anche da dire che ai biancorossi è stato negato un calcio di rigore a dir poco solare per un fallo di mano che hanno visto tutti i presenti, solo gli arbitri non hanno visto quel fallo di mano di Pajac, se non sbaglio, sì, in area di rigore. Nella ripresa abbiamo rischiato ancora su quella traversa di Carmine, per poi scatenarci grazie alla classe, come dicevamo, del subentrato Floro Flores e all'esuberanza dell'ormai ex oggetto misterioso Federico Andrata, autore di un gol pazzesco, bellissimo. Insomma, ottimo risultato anche alla luce della sconfitta di ieri del Parma a Cesena, bellissimi i tre gol, ma sinceramente ho visto il Bari giocare partite decisamente migliori, quindi l'invito è a non esaltarci più di tanto. Circa i migliori in campo, io sì, mi va bene Andrada, va bene Floro Flores, ma per me il migliore è stato ancora una volta Miguel Basha, veramente un'altra prova strepitosa del nazionale albanese. Luca. Beh, sicuramente, come dicevi tu, ci sono state partite in cui il Bari si è espresso anche meglio a livello di gioco, a livello di, insomma, combinazioni offensive, però sicuramente questa è una partita che dà al Bari, secondo me, consapevolezza e, insomma, forza nei propri mezzi in un periodo comunque fondamentale della stagione, perché comunque si è vinto contro una diretta concorrente, ci sono nuove risorse che, insomma, Grosso sta pian piano scoprendo, quindi è chiaro che in questo momento questa vittoria è un toccasana perfetto per questa squadra, fermo restando che anche dal punto di vista tattico, sicuramente dopo un inizio un po' difficile in cui il Perugia ha preso un po' di campo, credo che, insomma, il Bari abbia giocato la sua partita. Magari bisognerebbe, insomma, migliorare qualcosina sull'aspetto delle ripartenze, perché si poteva sfruttare meglio sicuramente qualche contropiede, qualche situazione di gioco che si è venuta a creare con insomma, gli spazi che dopo il vantaggio del Bari sono sicuramente aumentati. E questa sta diventando una costante del Bari, quella di non saper sfruttare adeguatamente le ripartenze. Intanto c'è un altro amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto non capirai. Buongiorno a voi Nicola, buongiorno a Luca, sono Michele da Iapice. Allora ti buongiorno, dico una cosa, Michele. Per sabato dobbiamo svolgere la partita, o dentro o fuori, col Parma. Tutto questo, sì. Se lo schiaffo morale che ha preso a Cesena, lo diamo noi, diciamo la ciliegia sulla torta, e vediamo. Perfetto. Che cosa, dove dobbiamo arrivare, grazie, forza Bari. Grande Michele, questo è un intervento che mi è piaciuto veramente tanto. Intanto leggo qualche messaggio giunto sulla pagina Facebook. C'è Meo che ci scrive: Emperor sta migliorando. Sì, diciamo partita da 6, dai, quella di Emperor, poche sbavature per il difensore brasiliano. Poi c'è Diego che ci scrive: i migliori in campo Gyomber, Basha e Floro Flores. Poi Michele: buongiorno ragazzi, su tutti Basha ordinato a centrocampo, comunque tutti meritano la sufficienza anche con le sbavature ormai fisiologiche. Forza Bari da Pordenone, quindi un saluto a Michele che ci segue da Pordenone. Leggo invece qualche messaggio giunto su WhatsApp. C'è Pierre che ci scrive: su 6 squadre abbiamo recuperato 3 punti sul Parma, Perugia e 2 sul Cittadella, le altre hanno vinto e ci sta, possiamo e dobbiamo recuperare altre posizioni, pronti ad invadere Parma. Boris: il migliore in campo sono stati Basha e Andrada, il primo ormai è il faro del nostro centrocampo, il secondo è stata una scommessa vinta. Poi c'è Nicola: dove sono andati a finire tutti quelli che criticavano Floro Flores? Questo lo scrive Patrizio da Conversano. Beh, il calcio è fatto anche di questi aspetti. E ora colleghiamoci sul forum di orgogliobarese.it, perché è online il sondaggio a proposito di singoli che permette ai nostri utenti di scegliere i 3 migliori in campo del Bari nella gara contro il Perugia. Luca, quali 3 calciatori più votati? Beh, il primo in assoluto è un calciatore, insomma, che abbiamo scoperto, insomma, in questa partita, ed è Federico Andrada. Subito dietro di lui
questi sono Bascia e Gomber, che come diceva qualche radioascoltatore, come dicevi anche tu, hanno fatto un'ottima gara, soprattutto Bascia, credo che insomma sia veramente insostituibile in questo momento, in questa squadra, e debba insomma essere il punto di riferimento anche in ottica playoff, perché è veramente insomma impressionante il modo in cui riesce a gestire tutti i palloni che passano dalle sue parti, anche in fase difensiva. Vedo un Bascia sempre concentrato, sempre pronto insomma a disinnescare anche gli attacchi degli avversari, dando insomma una mano importante ai due centrali di difesa. Due cose da dire per quanto riguarda Bascia. Sì, partita quasi perfetta, perché poi su una sua palla persa venuto fuori il gol di Diamanti, quindi unico errore in una partita quasi perfetta di Bascia. Per quanto riguarda Andrada, l'abbiamo visto all'opera finalmente dall'inizio, così si, almeno se quello che abbiamo visto corrisponde al vero, non è una prima punta. Andrada può fare la seconda punta o l'esterno, sicuramente molto meglio nel secondo tempo, quando dopo il subentro di Floro Flores si è spostato sulla fascia destra. Infatti, guarda caso, il gol è giunto proprio da quella posizione. E restiamo collegati col forum di orgogliobarese.it per leggere come i tifosi biancorossi iscritti stanno commentando la prestazione dei ragazzi di Grosso. Leggo qualche commento. L'utente Red Spadio dice: la nostra arma in più ai playoff sarà senza dubbio la panchina. Se solo penso che ci permettiamo il lusso di tenere fuori gente del calibro di Floro Flores e Brienza. Poi l'utente Uspatriate: la squadra ha sbagliato tanto, soprattutto nei fondamentali, ed è questa la cosa che mi lascia perplesso. Giocatori di Serie B che sbagliano passaggi o ripartenze all'apparenza molto molto semplici, e se poi ci mettiamo a fare le rovesciate quando dobbiamo ammazzare la partita. Si bari un po' troppo lezioso nel finale di gara. Poi l'utente Udec 76: ora mentalmente siamo liberi, playoff matematicamente conquistati, a Parma partita da all-in, e se parte il Priscio non ci ferma più nessuno. Poi l'utente Daro Bros: andiamo ai playoff, l'obiettivo minimo stagionale, ora però nel nuovo mini torneo che si dovrà affrontare bisognerà ridurre al minimo i tanti troppi errori visti anche sabato. Poi l'utente Trenino Biancorosso: sensazioni positive, il mister ha sempre tenuto compatto il gruppo e questo sarà fondamentale ai playoff. Infine il commento dell'utente H3N che scrive da New York: abbiamo il gruppo, i singoli, il gioco, il mister, i gol, peccato che questa prestazione sia arrivata così tardi, ma meglio tardi che mai. Arriviamo carichi ai playoff e abbiamo le carte in regola per far bene. Leggo qualche altro messaggio. C'è Daniele da Palo. Me l'aspettavo sta domanda, sto messaggio. Ma è vero che si scioglierà la FC Bari? Discorso abbastanza lungo, ne parleremo più tardi. Ti posso dire che di star tranquilli. Poi i migliori Bascia, Floro e Andrada, ma Floro Flores è un fenomeno, peccato per i problemucci fisici. Questo lo scrive Vito. Andiamo avanti, ascoltiamo ora le voci dei protagonisti di questo Bari Perugia. Partiamo dalle parole rilasciate ai microfoni di Sky dal tecnico biancorosso Fabio Grosso. Ci ha fatto una grandissima partita oggi, ci complimenti a tutto il gruppo, perché sono orgoglioso di questi ragazzi che stanno facendo un percorso incredibile. Abbiamo raggiunto quota 64 punti e vi garantisco che non è affatto facile. E ho complimenti ai ragazzi dicendogli che non dobbiamo assolutamente accontentarci, perché abbiamo le qualità per continuare a fare quanto di buono stiamo facendo. Questa fa parte del nostro ruolo, quindi siamo soggetti ai pensieri altrui, nei post e nei pre-partita, poi noi dobbiamo decidere. E io lo faccio sempre in grande onestà con i ragazzi, provando a mettere in campo quelli che penso possono essere i migliori della partita, e oggi sono contentissimo per chi ha iniziato la gara, altrettanto contento, e faccio i complimenti a chi è entrato, e contento anche per chi non ha potuto disputare questa partita, perché lo spirito è quello di un gruppo vero che sta facendo qualcosa di grande e vuole provare a fare qualcosa di incredibile. Ha ottime qualità, un ragazzo solare che è entrato subito nelle dinamiche del gruppo e che ha le qualità per fare bene. Ovviamente è arrivato in un reparto abbastanza affollato e non è facile riuscire a far sentire dentro tutti come stiamo facendo, perché questo è la cosa più importante di questo periodo. Quando ha avuto l'occasione come oggi è stato bravissimo a farsi trovare pronto, e questo per noi è un valore aggiunto, perché abbiamo tante frecce nel nostro arco e se saremo in grado di sfruttarle potremo continuare a stupire come stiamo facendo. Ma direi una bugia se dicessi di non sapere qual è la classifica, la so benissimo, però in questo momento quello che chiedo ai ragazzi è di
continuare con questo ritmo, con questa energia, con questo coraggio, anche se nei primi 15-20 minuti eravamo un po' intimoriti e abbiamo sofferto qualche ripartenza, poi penso che abbiamo disputato una grandissima partita contro un avversario di valore e dobbiamo essere bravi in queste gare a provare a ottenere il massimo, costruendoci per poi andarci a giocare i playoff consapevoli di avere le qualità per poter essere protagonisti. Radio Mi Piace. Questo Fabio Grosso, ma il protagonista, se vogliamo, un po' a sorpresa di questo Bari-Perugia è stato senza dubbio l'argentino Federico Andrada. Ascoltiamo le parole cariche d'emozione dell'ex attaccante del River Plate. Grazie, grazie a tutti, è stato aspettando questo momento e ora sono troppo felice. I miei genitori sono in tribuna che hanno arrivato a 3 giorni fa e sono per loro il gol. Salernitano, sì, sono amici di Bari, così che sono troppo felice. Sì, ho fatto tanti gol a River Plate in giovanile, ma ancora questo è il passato, ora devo pensare a Bari, sono calciatore qui e devo fare di più, devo dare di più di me per continuare così, per vincere ancora le 2 partite che manca, sempre con il sogno di andare a Serie A, che è lo che tutto dobbiamo fare. Sì, ma in Argentina è troppo difficile, la squadra di River Plate è una squadra troppo grande dove sempre compra calciatori di gran livello, è difficile giocare come giocare qui nella Juventus, nell'Inter, sono calciatori troppo forti, ma io ho giocato 15-20 partite, l'ho fatto bene, ma è una squadra troppo difficile da giocare. Non lo so ancora se dopo posso ancora giocare in River Plate, ma ora, come ho detto, io sono calciatore di Bari, penso in questa squadra, è un gruppo fantastico e dobbiamo continuare così. Credo che tutti i tifosi, tutte le squadre, tutti, c'è il sogno di andare a Serie A che fa tanti tempo che non possiamo farlo e aspettiamo vincere le ultime 2 partite e continuare così con il nostro sogno. La settimana fa il mister ha provato una squadra, l'ha buttato dentro, ma non lo sapeva. 5 minuti prima della partita mi ha detto che giocava e io ero pronto. E bueno, l'ho fatto, penso che bene, ma tutta la squadra ha fatto una partita eccezionale e sono troppo felice per tutti. Non lo so, ho fatto la giocata a destra, l'ha giocato con Floro e Floro me l'ha lasciato bellissima e bueno, doveva tirare in porta. E ho fatto un gol bello, ma ha servito per vincere la partita. Il primo tempo ho giocato di mezza punta, ho fatto normale lo che il mister mi ha detto, ma dopo il secondo tempo, 10 minuti, mi ha detto che giochi d'esterno destro, e 5 minuti dopo ho fatto il gol, ma lo posso fare nelle 2 posizioni, posso giocare di mezza punta o esterno. No, ma io ho tanti amici nella squadra, siamo tutti uniti sempre, squadra bellissima, dove c'è tanti grandi calciatori, il nostro sogno di andare a Serie A è intatto, dobbiamo continuare così. Matematicamente ancora è possibile, ma mancano 2 partite, dobbiamo vincere le 2 per forza e dopo vediamo. No, lo più importante è continuare così, con questa serenità quando giochiamo, Stati Uniti, e continuare così. Tranquillo, continuare allenandomi forte, aspettando che mi parli il mister, che bisogna di me. Io sono tranquillo, ma io devo continuare così, allenandomi forte, dando tutti per la squadra. Ma io sempre sono tranquillo. E tanti calciatori che hanno parlato con me, anche il mister, mi ha detto che io sono un bravo calciatore, che devo aspettare il mio momento, l'ho aspettato, mi ha buttato dentro contro Palermo, ho fatto il mio esordio e ora ho fatto la prima partita titolare, credo che l'abbiamo fatto bene tutti e devo continuare così, ora questo è il mio momento e devo fare tutto per la squadra. Qua in Italia è più tattico, in Argentina è più tecnico, si gioca più con la palla, qua è più tattico. Anche io sono italiano, per mia nonna che è di Salerno. Radio Mi Piace. Questo Federico Andrada, ragazzo veramente simpatico e molto molto umile. Leggo qualche messaggio invece raggiunto tramite WhatsApp. Rino, migliore in campo Bascia per le prossime 2 partite, visto che i playoff sono certi, giochiamoci le partite a viso aperto per vincerle entrambe. Poi Andrea, ciao Nicola, ciao Luca, ma nessuno si sta soffermando sulla prestazione di Balkovec, ogni suo cross è un pericolo per le difese avversarie. È vero, molto molto bravo, cross veramente perfetti per il terzino sloveno. Poi ciao Nicola, 3 cose, ieri il Bari ha vinto e Repubblica sta pensando ancora a Papa Resta, ieri il Parma ha perso grazie al tiraggio dei piedi di tutti quelli che vogliono bene al Bari. Sappiamo che passeremo una settimana a sentire
il Parma a lamentarsi degli arbitri, speriamo di non pagare le conseguenze. La stampa locale che scrive ancora di Paparesta pensasse a difenderci invece di lamentarsi che Grosso non parla. Questo lo scrive Nicola. Poi Fabio ci scrive: ciao, sono Alessandro 65, così mi distingo dall'altro Alessandro, migliore in campo per me Bascia, peccato per i punti persi contro Provercelli e Pescara. Poi per quanto riguarda c'è un altro messaggio, Vito d'Altamura che scrive: dimenticavo, Grosso sta facendo un grande lavoro. Poi sulla nostra pagina Facebook, Alessandro: ciao Nicola, migliore Gionberg che Goduria, giocare col cuore e meno di tattica. Poi un altro messaggio sempre su Facebook, Antonio Pellegrini: Andrada, Micai e Gionberg i migliori, Floro Flores è fuori concorso, ciao, e non critichiamo nessuno, tutti uniti e forza Bari. Infine Carlo: per me non c'è un migliore, Micai, Bascia, Floro e Andrada sono stati un gradino su tutti gli altri. Floro come fa a non avere 90 minuti? Perché ha avuto fino a qualche tempo fa un problema polpaccio che evidentemente lo limita ancora. Andiamo avanti, ora ascoltiamo come ha commentato la partita il tecnico del Perugia, Roberto Breda. Sì, è stata una partita dove l'approccio e l'atteggiamento a prima mezz'ora è stata ottima, con tante situazioni. Poi ci siamo complicati un po' la vita nel secondo tempo, nella finale del primo tempo, con due o tre retropassaggi di troppo che ci hanno dato un po' di ansia, permettendo al Bari di segnare forse sul primo vero tiro in porta che della partita. Poi dopo il secondo tempo siamo entrati ancora bene, perché abbiamo avuto la traversa, un'altra situazione. Dopo è vero, un po' siamo venuti meno, considerando il fatto che anche per il Bari è bravo a fraggiare la palla, noi avevamo un giorno in meno rispetto a loro e tanti giocatori che avevano giocato martedì anche, quindi un pochino credo che la stanchezza sia arrivata. Va a concludere delle giocate che sono nel nostro DNA ormai, anche se buon aiuto prima, ma ha fatto bene, ha fatto un'ottima prova e soprattutto al primo tempo li ha messi spesso in difficoltà. Con Cerri avevamo più alternative, speravamo almeno di poterlo utilizzare un quarto d'ora, e invece poi dopo non è neanche partito perché aveva febbre a 40, quindi. Però rimane una buona prestazione con delle buone cose. Dobbiamo tornare ad essere un pochino più meno paurosi, cioè nella difficoltà in questo momento stiamo subendo un po' troppo, facendo ugualmente delle buone cose, però se fai delle buone cose e ci metti un pochino più di convinzione puoi ancora di più far male. E invece soprattutto nell'ultimo quarto d'ora è vero che eravamo molto molto stanchi, però in effetti c'era un po' di scoramento, si vedeva che la squadra era molto giù anche mentalmente. Anche l'andata è stata una gara molto particolare, dove abbiamo creato tanto e dove il Bari per fare tre gol ha fatto il minimo sforzo. Il Bari rimane una squadra fortissima, una squadra che secondo me nei playoff potrà far molto bene, perché ha una rosa, forse è la rosa più ampia di tutti, e quindi ha tantissime alternative sia nell'arco della stessa gara sia anche nell'arco di più gare ravvicinate. Allo stesso tempo noi siamo convinti di aver fatto molto bene in tutte e due le gare e che potevamo raccogliere molto di più sia l'andata che il ritorno. Radio Mi Piace. Questo è il mister del Perugia, Roberto Breda. Intanto c'è un altro amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao a tutti, sono Pasquale. Velocemente, buongiorno. Buongiorno. Due aspetti. Quello positivo, che mi piace sottolineare tanto, è la compattezza di questo gruppo. Se vedete le immagini dei festeggiamenti, ci sono tutti, sì, dalla panchina, dall'economo. Questa è stata la cosa più bella, mister Grosso. Il punto di forza di questa squadra, che come dice Breda, non ha fatto una gran partita. A un certo punto sembrava una gara alla camomilla, ci stavamo letteralmente addormentando, mm-hmm, si temeva il pareggio. Quello che invece mi preoccupa, e spero che venga sistemato in questo periodo, mm-hmm, è l'atteggiamento difensivo, perché se guardate alcuni episodi, tipo la traversa del Perugia, Di Carmine, sì, è lasciato letteralmente solo, demarcato in quella circostanza da Busellato, una palla lenta, leggera, cioè moscia così, dove lui salta indisturbato, marcato da Busellato. Cioè, speriamo di trovare la coppia centrale difensiva giusta, perché già Parma con Ceravolo e Di Gaudio sarà dura. E soprattutto invito tutti a essere in massa a Parma. Lì ci sono 3.800 posti per la curva ospiti. Qui dalla Romagna ci stiamo invitando, perché dobbiamo tifare per questa gara decisiva, perché sperando che non ci tolgano i punti di penalizzazione, che sarebbe poi veramente una brutta mazzata, dobbiamo andare lì per cercare di vincere e andare più su possibile in classifica. Grazie Pasquale, grazie mille. Beh, io se non ricordo male c'era Sabelli lì in quell'occasione di Carmine. Bene, noi ora ci fermiamo per un minuto, ma torniamo subito.
molto più di una semplice autocarrozzeria. Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Radio Mi Piace. Bene, eccoci, siamo giunti al momento dell'approfondimento. Per analizzare nel dettaglio il momento dei biancorossi ci affidiamo alla competenza dell'opinionista di questo lunedì, quest'oggi con noi il giornalista della Gazzetta dello Sport, Franco Cirici. Buongiorno Franco, ben ritrovato qui a Tanto non capirai. Buongiorno, buona settimana a tutti. Buongiorno Franco. Allora Franco, questo era uno spareggio playoff, quello contro il Perugia, se lo ha aggiudicato per fortuna il Bari, squadra di grosso, promossa a pieni voti oppure no? Ma intanto se l'ha aggiudicato per fortuna, forse ti sei svegliato strano stamattina, nel senso che non vedo la fortuna. Se l'ha aggiudicato con merito, ha sbagliato l'approccio e lì è stato bravo Micai a tenere su il Bari. Poi per il resto Bari ha vinto con pieno merito, stanno bene, i ragazzi stanno bene, sono arrivati bene alla parte finale di questo campionato. Dobbiamo dire che è importante che nelle ultime 16 partite abbiano perso solo una volta ad Ascoli, e qui pare che se ne siano dimenticati tutti quelli che parlano e sparlano del Bari in ogni momento della giornata. Invece questa squadra, pur lasciando per strada un bel po' di punti, qualche pareggio, insomma, poteva essere vittoria, e adesso il Bari sarebbe praticamente in Serie A. Però pur avendo fatto qualche spreco, la squadra sta avendo continuità, ed è una continuità importante. Teniamo conto nel discorso degli sprechi che anche gli altri sprecano, perché anche ad andare a leggere il percorso delle altre, Palermo, Frosinone, Venezia, lo stesso Parma, vedete ieri che è successo, hanno sprecato parecchio. Ancora una volta Fabio Grosso ha sorpreso un po' tutti con questa formazione iniziale, schierando Andrada dal primo minuto. Chissà cosa si sarebbe detto, caro Franco, in caso di flop dell'argentino. Ma pensiamo alle cose positive. Il ragazzo ha fatto bene, è la seconda apparizione, la prima in casa. Grosso ha avuto coraggio a mandarlo in campo dal primo minuto, e le cose sono andate bene. Il ragazzo ha dimostrato di non essere un Carneade né di essere un blef come qualcuno pensava. Pensiamo al fatto che io l'ho scritto stamattina, poi se vuoi ne parliamo, Sogliano ha scoperto quattro ragazzi, sì, praticamente a 0 euro, che potrebbero costruire il futuro del Bari. E poi per quanto riguarda il discorso della mossa di Grosso, io dico che lì è l'unica cosa che mi ha lasciato perplesso, perché, ma insomma, se questo ragazzo è così bravo, non capisco perché non l'abbia messo piano piano nei mesi scorsi, 10 minuti, 20 minuti, un quarto d'ora. Cioè si inserisce un giocatore gradualmente, ha preferito un discorso da kamikaze. Invece il nostro tecnico, 8 minuti a Palermo, peraltro con la squadra in 10, e poi la partita a San Nicola, che è un teatro importante, pronti via al San Nicola. Infatti ragazzi, il primo tempo non è andato benissimo, poi piano piano si è sciolto e ha fatto vedere delle cose buone. Quindi come al solito Grosso, bene da una parte, discutibile dall'altra. Franco, anche contro il Perugia però, dobbiamo dirlo, davvero pochi i tifosi presenti al San Nicola, eppure c'è una squadra che è in piena lotta per la Serie A. Come ti spieghi questa apatia del tifoso barese? Ti faccio una domanda, è un problema dei tifosi baresi o di altro?
perché bisogna vedere a cosa ti riferisci. Io parlo da solo ogni tanto, no? Mentre tu ogni giorno fai questa trasmissione, ti confronti con tante altre voci. Cosa hai capito tu invece? Che cos'è? Un problema dei tifosi baresi questo o un problema di altri che evidentemente non hanno creato le condizioni perché il Bari fosse più amato? Ragazzi, sicuramente la società poteva fare qualcosina in più. Ma non qualcosina, ma insomma, c'erano 14.000 persone, come al solito direi, manca 42.000 posti, sono vuoti. Ma santo Dio, fai qualcosa per riempirli, metti a 3 euro il biglietto, cioè gli abbonati che hanno diritto al maggior rispetto possibile e immaginabile, li accontenti con altre formule, porta un amico, gli fai uno sconto speciale l'anno prossimo. Gli abbonati capiscono e anche agli abbonati farebbe piacere stare con più gente allo stadio. E invece, nonostante le mille sollecitazioni, la società è stata... Io parlo di società, diciamo società per non dire altro, va bene? Sì. Allora è stata sorda a tutte le sollecitazioni, allora tieniti 14.000 e non parliamo di tifosi apatici, che non è vero. Bari, io ne parlavo con Ventura l'altro giorno, con Gian Piero Ventura, non con uno qualsiasi, va bene, ma con uno che conosce Bari bene. Allora Bari ha bisogno di essere amata, innanzitutto la devi amare per essere poi ricambiato. Franco, ora faccio io un'altra domanda a te. Ma il vero tifoso del Bari ha bisogno del biglietto a 5 euro per andare allo stadio? Ma non è il vero. O dell'agevolazione? Il vero tifoso del Bari è lì, il vero tifoso sono 14.000, 15.000, lo zoccolo duro c'è. Poi c'è tanta gente che segue il Bari da casa, non dimentichiamo, e soffre da casa. Gli altri, quelli che sono venuti negli anni scorsi, sicuramente non vengono. Uno, perché questo Bari oggettivamente sul piano del gioco finora non ha attirato, non si è fatto amare. Sì. Ma c'è un altro aspetto determinante: la squadra deve entrare nelle viscere della città, se non entra in tanti modi, non parlo solo di scontistica, in tanti modi deve entrare, invece è distaccata, vive in una campana di vetro, in una bolla, è evidente che la gente non la sente sua. Invece il Bari è sempre stato il prodotto della città, il prodotto di un calore. Ma come? Ogni volta che vengono qua dicono grande piazza, meravigliosa, straordinaria, però te la devi meritare questa grande piazza, ragazzi. Beh, non mi fate incazzare da stamattina alle 7:15. Franco, per farti incazzare ancora di più, ti parlo di questa spada di Damocle del possibile deferimento che è lì sulla testa del Bari. Come vedi questa storia? E fa bene Giancaspo a professare ottimismo? Ma che ne so se fa bene o meno, è evidente che deve farlo, se ritiene di essere dalla parte della ragione deve farlo, che cosa deve dire? Che non ha pagato, invece risulta che abbia pagato, il problema è se ha pagato nei termini e questo verrà stabilito il 15 maggio, perché io non penso che la data sia questa, dal Tribunale federale. Il Bari si è affidato ad un signor avvocato, il numero uno da questo punto di vista, che è Grassani, ha le sue ragioni. Il problema è se ha rispettato i termini o meno. Ci sarebbe un discorso relativo ai flussi bancari intorno al quale ruota tutto. Io dico che è inutile stare a fare noi i giudici, perché qui a Bari siamo bravissimi, ma abbiamo preso la laurea tutti quanti in giurisprudenza, in tatticismi, siamo meravigliosi e strani, sappiamo sempre, la conosciamo tutti la storia di Mezzoculo, insomma, hai capito? E invece non è così. Bisogna che tutti facciano il loro mestiere. Allora il Bari sostiene che ha pagato regolarmente, che non ha problemi, vedremo. Se avrà i due punti di penalizzazione, io mi auguro che non intacchino una posizione nei playoff che potrebbe essere decisiva, nel senso che arrivare sesti o settimi non è proprio la stessa cosa, non so se mi spiego. Allora, e poi se il Bari dovesse avere due punti di penalizzazione, mi dispiace dirlo adesso, ma Giancaspro purtroppo perderebbe un po' di credibilità nei confronti dei tifosi, se non una bella fetta di credibilità. Mi dispiace, ma poi rimangono i due punti di penalizzazione, anche se il Bari dopo il Tribunale federale può rivolgersi alla Corte di Appello e quindi alla vittoria del Coni, quindi a 3 gradi di giudizio. Vai. E a proposito, Franco, a proposito di credibilità, come se non bastasse, notizia di ieri, la richiesta avanzata al Tribunale delle Imprese dall'ex presidente Paparesta, che chiede lo scioglimento dell'attuale società in quanto, secondo l'ex arbitro e i suoi legali, il capitale sociale è precipitato sotto il minimo legale.
Questa notizia, ti dico, ma lo saprei già, ha scatenato le ire dei tifosi biancorossi contro l'ex arbitro. Sai, io posso dire solo una cosa, non entro nel merito anche di questo, perché siamo a livello di cavilli giudiziari, potrebbe essere stata una risposta a qualche altra cosa che sta facendo il Bari, ma insomma siamo un po' tutti stanchi di sta roba qui, vorremmo vivere in modo più sereno e vivere il calcio tutti in un modo più sereno. Il Bari nella tempesta da quando è calato il velo sull'impero matarrese, diciamolo francamente, sono 8 anni che siamo messi male, insomma, dopo la retrocessione in A viviamo male grazie anche a taluni personaggi. Per quanto riguarda l'ex presidente, di cui volutamente non faccio il nome, attenzione, di cui volutamente non faccio il nome per rispetto, perché io credo a questa parola, il rispetto che non è stato dato ai giornalisti sia nella era dell'ex presidente sia in questa era, tanto per essere chiari, perché bisogna essere giusti ed equilibrati. I giornalisti non sono stati rispettati né dal vecchio presidente né da questo. Allora, detto tutto questo, nessuno di noi, come dicevo prima, può ergersi a giudice, decidano i giudici, ma attenzione, c'è un tribunale che è sovrano nel calcio, è il tribunale del popolo, e il tribunale del popolo ha già espresso il suo giudizio in modo chiaro sull'ex presidente del Bari. Franco, l'hai accennato poco fa, ti chiedo brevemente, se vuoi, di commentare questo silenzio stampa di Fabio Grosso. Ma io sono veramente, ti dico la verità, mi aspettavo che mi facessi questa domanda e ti posso dire che per quanto mi riguarda sono contento che non parli, sembrerà strano, ma per 8 mesi ha parlato e non ha detto niente. Io, mi sembra strano che si sorprendano alcuni miei colleghi, siano scandalizzati, vogliono prendere il caffè con Grosso per chiarire. Ma cosa devi chiarire? Ma quale caffè? Ma di che parli? Allora il problema è che Grosso per 8 mesi non ha parlato. Sì, ha parlato, ha mosso la bocca, ma non ha detto nulla. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio lavoro, adesso va molto meglio, perché era faticosissimo scrivere un pezzo dopo una conferenza stampa con Grosso. Mi metto nei panni di chi invece lavora con i microfoni e con le telecamere, ed oggettivamente lì c'è un problema, perché se non hai la voce dell'allenatore, il problema esiste, ma si può lavorare anche in altri modi. In quanto a Grosso, a 40 anni, prima esperienza tra i professionisti, ha fatto un errore gravissimo, gravissimo, perché se tu non consideri, cioè, le cose si possono anche chiarire nella vita, si fa una conferenza aperta, si fa un discorso, si mette a tavolino in 30, tutti noi giornalisti e lui, e se ha qualcosa da chiederci o da chiarire lo si fa, ma non si chiude, perché chiudere vuol dire chiudere la città, è un'offesa ai tifosi, perché noi scriviamo per i tifosi, non per Grosso, per il Bari o per noi stessi, scriviamo per chi ci legge. Chi opera in televisione, opera in televisione per chi lo guarda, chi come te opera in radio per chi ti ascolta, o sto sbagliando? Allora se tu chiudi a tutta la città, lo hai fatto a 40 anni, alla prima esperienza da professionista, io ti posso perdonare per questo, non perdono la società che è stata molto molliccia in questa situazione, lo ha lasciato fare, e addirittura ha sostenuto questa scelta dell'allenatore, così non va, perché non doveva essere sostenuta, ma non mi sorprendo, perché l'anno scorso con Antuono disse stupidaggini, negli ultimi 3 mesi la società non intervenne, per cui teniamoci questa cosa, adesso speriamo che Grosso ci porti in Serie A, e questa è la cosa più importante. È la cosa che conta di più. Perfetto, io penso che sia anche una questione scaramantica, mettiamola così, perfetto. No, ma quale scaramantica? Ma che stai dicendo? Allora, ma che scaramantica? Ma che parliamo? Franco, brevemente, che siamo in chiusura. Ti dico un'altra cosa che per me è molto più grave, il fatto che da 8 mesi il presidente Giancasco si esprima solo con comunicati e che non parli. Allora, su questo nessuno dice niente, perché hanno tutti quanti paura di esprimersi. Su Grosso, che non parla da 1 mese e che, ripeto, se non parlo parla, per me è la stessa cosa, tutti quanti scandalizzati. Oh, ragazzi, qui Giancasco ha fatto solo comunicati negli ultimi 8 mesi, anche questo non mi pare giusto, e fra l'altro si è rivolto sempre ed esclusivamente non so bene a chi, ma i comunicati sono estremamente la cosa più fredda che ci può essere nella vita. Il calcio invece è calore, è caldo, è entusiasmo, lo capiscano. Ciao, buona trasmissione.
Grazie, grazie Franco, grazie mille al giornalista della Gazzetta dello Sport Franco Ciri. Ci siamo in chiusura, in fortissimo ritardo. Vi ricordo che le puntate di Le Repliche di Tanto Lo Capirai sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piaci, ma sono anche su Spreaker e sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Mi Piaci. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Ciao Nicola, grazie a te, una buona giornata a tutti. Luca, appuntamento a domani, ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito, Tanto Lo Capirai torna quindi domani qui su Radio Mi Piaci con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.